Bene, credo che possiamo iniziare. Grazie a tutti i colleghi di essere presenti. È una sorta di prelancio del ritiro, vi ricordo le date, 6-26 luglio, ancora una volta 21 giorni di ritiro. In questo, come in altre cose, Napoli si distingue e va un po' controcorrente. Abbiamo con noi Oreste Carnedis, portiere. Buongiorno a tutti. E quest'anno ha sperimentato per la prima volta il ritiro a Di Maro. Allora la battuta è, 21 giorni non sono un po' tanti? Direi di sì, sono un po' tanti giorni, però almeno un posto bello, c'è una struttura molto importante, l'albergo c'è il cibo buono, in campo che se alleniamo un giorno è un campo molto, molto giusto per noi. Speriamo anche quest'anno da una grande mano. Beh, sono tanti, però gli allenatori sono contenti perché riescono a creare la margine che poi serve durante tutta la stagione, i risultati si vedono. Sì, sempre preparazione è una cosa molto molto importante per una squadra. Sicuramente ci sono giocatori che vengono un po' dopo, che hanno impegno con la loro nazionale, però quando ci ritroviamo lì... Un po' più vicino. È un tempo giusto per fare anche un po' di crescere il gruppo. Senti, tu quest'anno hai giocato 6 partite, hai fatto 5 vittorie e un pareggio e praticamente hai preso gol in 4 partite, quindi un tabellino di marcia decisamente positivo. Quanto può valere quello che è stato fatto in ritiro a Di Maro in un risultato che sicuramente è lusinghiero, insomma, per un portiere non prendere gol è tanta roba. Una buona squadra non serve portiere. abbiamo lavorato bene, sono contento anch'io nella prima stagione qua, abbiamo lavorato molto bene a Di Maro, questo si vede anche durante la stagione, abbiamo giocato ottime partite, c'è un gruppo molto, molto sano, direi uno dei migliori gruppi che ho visto nella mia carriera, tutti i ragazzi sempre a disposizione, con grande qualità, sono molto onorato di far parte anche io di questo gruppo. Senti, oggi è il compleanno del tuo collega di reparto di Meret, vogliamo fargli gli auguri? Tanti auguri Alex, un ragazzo eccezionale, un grande talento. Ancora non ha dimostrato il suo massimo valore, sono contento che sia di nuovo nella stessa squadra, mi auguro sempre di stare bene e dimostrare tutto quello che c'ha dentro, sono sicuro che farà una grande carriera. Ecco, il ruolo del portiere è un ruolo piacevole, atipico rispetto al gioco del calcio perché è l'unico che può usare le mani. C'è anche qualche momento di difficoltà, come è successo con Ospina di recente. Direi che è un ruolo un po' particolare, è uno dei più difficili che può fare, che almeno un minimo di errore può costare tanto alla squadra. Quindi deve essere massimo del 100% della tensione. Quello che è successo anche a Davide era una situazione che... Con quell'altro si sente meglio. Quando ti arrivano tutti addosso per fare gol, devi coprire la porta, devi fare il massimo. Quindi era un brutto timing, si è fatto un po' male, speriamo di tornare al più presto. Senti, il ruolo del portiere è un ruolo, come dicevamo prima, un po' curioso, nel senso che in certi momenti sei il primo spettatore in campo, uno spettatore privilegiato perché vedi la partita proprio dal campo. Ecco, vedere il Napoli, che è un po' una squadra a trazione anteriore, giocare, vederla da dietro, che sensazioni si hanno? Sicuramente è un'altra cosa vederla in TV e un'altra cosa vederla in campo. Negli ultimi anni, quando vedevo io la squadra in TV, faceva molto piacere, giocava un calcio spettacolare, sempre con grandissimo ritmo. È una grande squadra che
gioca un calcio troppo, troppo bello, però quando giochi nella porta devi essere sempre attento, perché come ho detto questo ruolo deve essere sempre attento, quindi vedere la squadra giocare così bene ti fa un grande piacere. Penso che la caratteristica del Napoli quest'anno sia la tranquillità, già si era vista Di Maro, Ancelotti è arrivato, ha un carattere molto faccioso, ha fatto un po' da chioccia, da papà a tutti voi e vi ha un po' rimodulato. Adesso abbiamo un paio di appuntamenti importanti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Qual è il clima? In quale maniera vi state approcciando rispetto a una competizione internazionale che è sempre una competizione prestigiosa? Certo, è una competizione molto importante per noi, per la squadra, per il calcio italiano. Va bene, con il mister non si può dire niente, noi sicuramente siamo uno dei top che può avere un giocatore, una persona top. Credo che la squadra ha giocatori di grande qualità, di altissimo livello, abbiamo dimostrato negli ultimi anni che possa giocare anche in livelli importanti come in Europa. Anche questa partita contro l'Arsenal faremo il meglio, sicuramente il nostro obiettivo è di passare anche questa partita. Grazie Oreste, grazie al Napoli, questo conferma il rapporto di amicizia, questa collaborazione che ormai è intensa, sono 9 anni che il Napoli viene a Di Maro, però, ed è un record europeo perché nessun top team in Europa ha mai svolto per 9 anni la preparazione precampionato nello stesso luogo, però voglio anche ricordare che il rapporto con il Trentino è ancora più ampio perché già dagli anni 80 il Napoli si allenava in Trentino, ricordiamo i tempi di Maradona all'Odrone di Storia in Valle del Chiese e a Madonna di Campiglio, ma poi anche a Bolveno, a Navarone, a Folgaria, a Cles, per poi approdare a Di Maro. E abbiamo dei testimoni anche di questi tempi perché abbiamo con noi Gianluca Grava, che è lo storico capitano del Napoli, e Gigi Caffarelli, che ha vinto lo scudetto con Maradona e quindi era presente proprio anche ai primi ritiri. Quali sono questi ricordi? Che differenza c'è tra i ritiri di oggi e i ritiri di allora? È cambiato molto il mondo. Personalmente sicuramente magari si facevano altri giorni in più, credo che erano sì con questo almeno se no non si sente proprio niente. Se puoi ripetere rispetto a prima, credo che il posto è rimasto lo stesso, anche perché è da poco che ho smesso. Sicuramente si faceva qualche giorno in più di allenamento e forse qualche corso in più rispetto ad oggi. Beh, sicuramente Trentino è stato sempre un riferimento importante per le squadre bielorusse e anche per il Napoli. E io ho dei riferimenti di Campiglio, in quel periodo lì, una terra molto, molto bella, molto importante, e non ho avuto il piacere di venire a Di Maro. Ce l'abbiamo fatta. Sì, dicevo, non ho avuto il piacere di venire personalmente a Dimora, però da quello che vedo, dalle immagini, dalla struttura sia quella sportiva sia quella diciamo logistica, è veramente una cosa molto importante, che vedo che stanno benissimo. Ecco, ricordiamo che a Campiglio vi allenavate sulla piana di Nambino, che non era nemmeno un campo da calcio, era proprio una piana sistemata per allenarsi, era un po' un modo anche un po' naif di svolgere la preparazione per il campionato, oggi è tutto molto più professionale. Era praticamente una settimana di ossigenazione, perché eravamo quasi più di 1500 metri, credo, di altezza, e quindi era un periodo di ossigenazione che lavoravamo chiaramente non in un campo sportivo, ma questo spazio, questa piana così bella, tra l'altro paesaggistica molto importante, che conosciamo un po' tutti. Certo, con le Dolomiti di Brenta di fronte, che poi fanno un po' da cornice anche agli allenamenti di oggi. Ecco, come vediamo
il Napoli di oggi? Ma sicuramente un Napoli in crescita rispetto a almeno a quello che ricordo io da dove ho iniziato, dalla rinascita, dalla Serie C. E sicuramente oggigiorno un Napoli molto più competitivo, un Napoli che se la gioca alla pari con le grandi. Ma sicuramente lo vediamo tutti, un Napoli internazionale a livelli importanti, una fase di crescita esponenziale, e quindi credo che ci sarà sempre da migliorare, la società lo sta facendo. Insomma, forza Napoli, lo vogliamo dire, forza Napoli. Certo, facciamo la foto di gruppo. Grazie.